Perché il religioso, qualunque sia la sua religione, afferma l'esistenza di una realtà così e così. C'è questa realtà, non si può fare nulla, c'è, che sia Buddha, che sia chi che caspita di Maratù, c'è questa realtà, devi prendere atto. Questo nel linguaggio della filosofia dell'Ottocento veniva detto spirito positivo, positivo nel senso che le cose erano pensate, vengono pensate dentro questa prospettiva come qualcosa di sicuramente esistente, che sta là, che è così, non discutibile. E lo spirito positivo era considerato tipico della religione cristiano-giudaica, indicata come religione infame, giudaico-papale, fondamentale papalina, perché? Perché rigorosamente legata all'idea c'è Dio, Dio ha parlato, ha rivelato, questa è la verità, non rompi i coglioni, questo libro. Il filosofo dice no, io voglio capire e accetto solo se la mia ragione mi porta ad accettare. A quel punto, se io accetto, non è più la volontà di Dio la cosa, è qualcosa che si è mediato con la ragione. La luna è così, è un momento. La luna è così se valgono questi parametri all'interno di questa teoria, all'interno di questa prospettiva, eccetera. Allora la cosa si precisa, si definisce in un certo modo, all'interno di un certo mondo teorico, che poi è una certa società, una certa maniera di vivere. Qui non è questione di deduzione, qui è questione di abbandonare la religiosità del senso comune, la religiosità dell'empirismo. L'empirismo è un pensiero religioso, non è un caso che l'empirismo è fortemente radicato in ambiente anglosassone, un ambiente fortemente religioso. Oddio, non sono d'accordo. È fortemente, mi tocca. È fortemente no. A me, delle cose che non riesco a capire. Uno, secondo me. Ti sei voluto venire ai seminari sul mentale. Poi, tra l'altro, non ho detto un attimo di Togliatti che 19. Io penso una cosa. Che si riferiva al 16. Secondo me, allora, anzitutto forse quello che hai detto, almeno dal mio punto di vista, è stato visto come un relativismo culturale, cioè dell'impossibilità di dire, certo, le scienze sono perfettibili e questo è un dato di fatto, però a mio avviso delle cose la verità la si può dire, altrimenti noi potremmo dire che il mondo, se diciamo critichiamo il punto di vista del padrone, che dice vabbè, ma questo è il punto di vista del padrone, quello vuol dire beh, tu è il punto di vista dell'operaio e comunque finché comando io il punto di vista giusto è mio. Che è vero, però noi insomma, noi come marxisti diciamo che il nostro punto di vista non è quello di una parte, è quello di tutti, cioè il punto di vista è quello giusto. Io almeno ho sempre abituato a pensare così. Però perché mentre arriva là mi sono ricordata di un'altra riunione fatta in via Chiaia, in cui Stefano ha fatto un discorso simile e ha suscitato delle critiche di relativismo. E io gli stavo dicendo a Stefano, guarda che, perché il suo discorso io non l'ho interpretato come relativismo, però è facile, infatti gli volevo dire, è precisa delle cose perché se uno non sta molto attento può essere scambiato per relativismo. Però io, siccome già certo, questa cosa è successa, cioè, non l'ho porta così, non l'ho vista così. Io aspiro alla verità. Certamente, ovviamente tu aspiri a una verità che sia dicibile. Certo. Che sia dicibile, cioè, sia dimostrabile. Dicibile, dimostrabile, cioè,
perché possa essere veramente dimostrata, è necessario che ci sia qualcuno che ragione una parte, la dice, cioè che ci sono loro. Certo. Quindi tu non puoi avere testimone di verità se non in rapporto con l'uomo. Certo. No? Allora cominciamo a dire la realtà oggettiva, se per realtà oggettiva si intende la realtà senza l'uomo, è un mito. Di realtà si può parlare, di verità si può parlare, che implica l'esistenza di una mente che parla. Sì, aspetta, io ho scarsissime conoscenze filosofiche, quello che tu stai dicendo, perché io purtroppo filosofia l'ho fatta malissimo, mi ricordo un tale filosofo reazionario che si chiamava Berkeley, almeno al mio paese, che era quello, se non erro, perché ho dei ricordi. Ma poi hai ragione. Che diceva che se, cioè gli alberi esistevano se c'era qualcuno che li guardava, altrimenti se uno si voltava le spalle l'albero non esisteva più. Non diceva questo. È vero che questo è il modo in cui il materialismo di senso comune, che è fortemente idealista, intende il discorso di Berkeley. Mentre la cosa è di una di grande semplicità, nel senso. Facciamo conto, scusa l'esempio stupido che faccio, facciamo conto che io ti debba spiegare per quale motivo sono stato in ospedale. È stato? In ospedale, io te lo spiego male, no? E in realtà poi tu lo capisci anche abbastanza male quello che io ti spiego. Viene un medico, un tuo babbo, spiega esattamente le cose. Non è detto che tu capisci bene, perché devi avere la cultura che ha lui per capire bene. Certo. Allora, che così oggettivamente ho avuto, risulta dal discorso, che è un discorso competente, e risulta chiarissimo a una mente che è mente competente. Sì, ma tu l'hai avuto indipendentemente dal discorso e dalla comprensione dello stesso. Non lo so. Questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Ma che cosa ho avuto? Male che ti ha portato all'ospedale. Sì, quale male? Lui. Lo so, però. Certo che io non me lo sono inventato. In parte, perché in parte anche inventato, perché poi succede che spesso la malattia è psicosomatica, no? E non solo la malattia è psicosomatica, ma molte volte tu sai che noi agiamo mossi da pulsioni. Una prova, guardiamo una manifestazione, sappiamo tutti perfettamente che qualcuno si potrebbe mettere da parte e dire in anticipo che cosa avverrà nella manifestazione, perché esistono certi meccanismi di psicologia di gruppo che agiscono nella che come diceva Freud, noi non siamo padroni in casa propria. Esatto, per esempio, no? L'essere però, diventare padroni a casa nostra significa poter elaborare la teoria del nostro comportamento. Certo. La teoria vuol dire la ragione, vuol dire la mente che parla. Sì, comunque io in sostanza dicevo che ho sempre considerato che il marxismo fosse una sorta di mediazione, non ripudiasse totalmente l'empirismo, anzi, cioè appunto sto Marx che sta a cavallo tra gli economisti e i filosofi. Certo che tu dal punto di vista, Pala direbbe che è tutto economista, in realtà sta un po' a cavallo tra i due, cioè questo ripudio dell'empirismo, a parte tutta la questione degli inglesi che mi vede disaccordo. Una cosa molto interessante è questo, che tu hai perfettamente ragione, Marx addirittura valorizza l'empirismo classico, come anche Hegel. E paradossalmente perché? Perché l'empirismo classico, cioè inglese, elabora una visione non meccanicistica della natura. Infatti Marx nella Sacra Famiglia, quando fa uno schema rapido di storia del materialismo, dice guardate che il materialismo nasce in Inghilterra, non in Francia, cioè non con il meccanicismo cartesiano, ma con l'antimeccanicismo che nasce all'interno dell'ambito empiristico. Questo è esattamente il giudizio che nella lezione di storia della filosofia da dire. Allora è importante questo fatto, no? Come anche una certa storia medievale,